Facciamo un grande ringraziamento al Presidente per la sua venuta di oggi. Matteo, davvero grazie per il fatto che anche in questa occasione hai mantenuto impegno. Hai assunto impegno e mantenuto impegno. La città che ti ospita è la città che ti ha accolto anche il 25 di agosto, quando davanti ad una comunità impegnata e impegnativa, tu ci hai detto ad alta voce che sarebbe partito dall'Abruzzo e dall'Italia per il centro-sud una grande iniziativa di programmazione e di realizzazione denominata il Patto per il Sud, che coinvolgeva città metropolitane e regioni del centro-sud. In quella occasione tu ci dicesti e mi dicesti che ti sarebbe piaciuto se la regione Abruzzo poteva essere una delle prime regioni a elaborare, a istruire, a fare in modo da meritare l'approvazione. Noi ci siamo dedicati e oggi siamo arrivati qui, ma ci siamo dedicati anche grazie al tuo incoraggiamento a fare in modo che il problema prevalente di quella giornata, che ha avuto il nome di difesa del Mare Blu, trovasse te, a partire da allora, straordinariamente attento. Io lo voglio ringraziare anche per l'atteggiamento che ha avuto rispetto alla difesa del Mare Blu, come piace dire a me, la difesa dell'Adriatico rispetto a quei pezzi di ferro che potevano intervenire. Anche in quel caso lui ha detto, si è impegnato e ha fatto in modo che arrivasse una norma. Noi siamo una comunità che sa dire anche grazie, che coltiva il sentimento della riconoscenza. Grazie Matteo anche per questo. E grazie anche a nome dei sindaci che sono qui con la fascia a testimoniare anche l'ordine. La città che ti ospita, che ci ospita, è la città capoluogo di regione. Una città ferita che si è rimessa potentemente in cammino. Da quando c'è il tuo governo, straordinariamente e aggiuntivamente, abbiamo avuto risorse adeguate rispetto alle esigenze di tempo. 6 miliardi di euro sono la dotazione aggiuntiva che ha saputo mettere in campo il tuo governo, conoscendo le questioni, entrando nel merito, mostrando vicinanza ogni volta quando si è posta questione. Te l'ho detto anche l'altra volta, te lo ridico, so che lo hai anche ripetuto, giustamente. In questo momento in questa città ci sono 92 gru, quasi a rappresentare un'alberazione tecnologica, che stanno a testimoniare cantieri corrispondenti produttivi, ogni anno 960-980 milioni di SAL. E i SAL sono il momento conclusivo quando un potere pubblico ha assunto impegni di trasformare e di realizzare. Questa città, che è in cammino velocemente anche dal punto di vista del ritrovamento della dimensione culturale, della dimensione economica e imprenditiva, della formazione, voglio ringraziare l'università, e quelle realtà anche di generazione nazionale, tipo il Gran Sasso Institute, che fanno in modo che qui si coltivi anche ricerca che coincide anche con un nuovo lavoro e con un lavoro di qualità. Davvero grazie a tutti coloro i quali danno luogo a ricerca e a industria concepita con la ricerca.
Bene, questa città ha bisogno di un altro piccolo aiuto per fare in modo che il bilancio della macchina comunale possa definitivamente uscire dalle secche e dalle sacche del passato, dalle sacche di una difficoltà di agibilità amministrativa. Però noi dobbiamo parlare adesso di questo formidabile strumento, per il quale io ringrazio molto, per il master plan, ringrazio molto Claudio De Vincenti, che diciamo... capo cantiere riuscito nei dialoghi con le regioni, anche quando le regioni a volte producono difficoltà eccessive, è un capo cantiere riuscito nel concepire norme, programmazione, cultura istituzionale di governo, anche quando dialoga Palazzo Chigi con i territori, con le città, con la complessità intervenuta col superamento delle province. Con Claudio De Vincenti e con la spinta del presidente Renzi abbiamo messo in campo, anche come cabina di regia a Palazzo Chigi, un lavoro davvero fatto 12 anni fa, solo perché non si conosceva la questione, il valore della questione e la soluzione della questione e il costo della soluzione. E perché non si conosceva? Perché non c'è stata adesione alle questioni. C'era una specie di idea da patriziato, un atteggiamento gentilizio nel concepire la funzione del potere pubblico rispetto alla questione della cittadinanza. Noi abbiamo messo in campo questo, è gentile. Di RFI è stato straordinario, non solo perché è disumore, straordinario perché ha un'idea di responsabilità di sé, perché dice che lui vuole fare le cose a favore dell'Italia, così come, caro Matteo, stiamo mettendo in campo un intervento significativissimo tra l'Aquila e Pescara dal punto di vista della gomma, della strada, della SS17, interventi già in campo e interventi ulteriori per completare tutta l'arteria, di cui parlammo anche quando sei venuto il 25 di agosto. Concludo con altre due annotazioni. La montagna abruzzese è fatta di 700.000 ettari di territorio. Claudio De Vincenti, che frequenta l'Abruzzo non solo per le questioni, le emergenze, le opportunità, frequenta l'Abruzzo anche per la montagna, per la vicinanza al sole, un po' come faceva Giovanni Paolo II, ci ha incoraggiato a fare in modo che il giacimento turistico e sciistico di Rocca Raso diventasse ulteriormente una perla dell'Abruzzo. Fa 1 milione di presenze l'anno, più dell'aeroporto di Pescara, e lì andiamo ad investire significativamente, così come investiamo significativamente su Ovindo, che è la montagna più vicina all'Aquila, così come investiamo a Passo Lanciano, una montagna povera dove le famiglie povere del foggiano, del barese, del napoletano, al pari con la montagna più ricca e più accogliente di Rocca Raso, riescono ad andare. Noi anche Passo Lanciano sistemiamo, così come mettiamo mano ad una viabilità minore della provincia di Chieti, che sembra quasi dimenticata da Dio e dagli uomini. Tutti i paesi dell'Alto Vastese trovano attraverso questo master plan una ricucitura del primo dei diritti della fase nuova, secondo me, è il diritto allo spostamento. In provincia di Chieti, l'Alto Vastese, era stato cancellato il diritto allo spostamento, così come nella Valfino, una zona dove si amava dire siano rimasti gli ultimi dinosauri per la lontananza dalla città capoluogo. Anche lì siamo andati ad investire, facendoci carico di un progetto proprio di ripresa e di rinascita. Matteo, grazie per tutto quello che stai facendo per l'Italia. Io sono un sostenitore convinto di una delle tue riforme che ancora prende campo in Italia, che è una riforma che secondo me ha bisogno di un'altra R, la R di rivoluzione, il pacchetto Madia. Ci sono due pilastri del pacchetto Madia che io mi auguro vengano studiati all'università subito, presto, e che vengano studiati dai dirigenti presto, e anche dalla classe politica e dai parlamentari che hanno votato. La parte riguardante il riconoscimento che si fa alle infrastrutture produttive, che acquisiscono valore e possono scavalcare le procedure, quelle lentezze procedurali che facevano in modo che a ogni richiesta di integrazione documentale si bloccavano i tempi e non si arrivava mai a concludere. Se 6 mesi fa, diciamo 8 mesi fa, quando io sono venuto la prima volta all'Aquila, anziché parlare soltanto di Ombrina o della ricostruzione o delle 92 gru, una volta dico sono 92, una volta 93 nella trasmissione televisiva, prima o poi e chi fa mai salire una... 114, siamo a 114 più. C'è un punto che se il 25 agosto dello scorso anno avessero detto scusa, sei disponibile prendendo tutti gli algoritmi, tutti
tutti i big data, tutte le previsioni, a scommettere un euro su Donald Trump candidato alle elezioni per i repubblicani? Per esempio, sei disponibile a scommettere un euro? Io avrei detto di no. Prendo lo sguardo del verso dei sindaci, ma non bisognava parlare della diga e della palla. Voglio partire. Perché è accaduto un fatto incredibile negli Stati Uniti che riguarda il candidato dei repubblicani. Ma se ci pensate, anche in Europa sta avvenendo qualcosa di profondamente diverso rispetto a quello che noi avremmo immaginato anche solo fino a qualche settimana. Se vi avessero detto che i candidati del Partito Popolare e del Partito Socialista in Austria, la presidenza della Repubblica, arrivava a un quarto, un quinto, anzi più o meno allo stesso pari, e tutte e due fuori dal ballottaggio, non avrei scommesso niente. E potrei fare dozzine di esempi del fatto che la dimensione politica che ci vede coinvolti, qualunque sia il nostro partito politico, perché poi se siamo qui è perché ci piace la cosa pubblica, perché siamo convinti che sia un servizio bello, perché possiamo avere delle idee diverse, ma riconosciamo che questa fascia tricolore che avete è un qualcosa che ci rende orgogliosi e grati di poter svolgere un servizio per il nostro paese. Bene, a fronte di tutto questo, cosa sta avvenendo oggi nella dimensione politica internazionale? Si sta affermando il tempo della paura e non del coraggio. E allora diventa naturale dire che ciò che simboleggia la paura è un muro e non una piazza, come siamo stati abituati ed educati a pensare. E allora diventa naturale immaginare che ciò che mi distingue è l'essere prevenuto anziché l'essere aperto. Io vorrei che noi non sottovalutassimo questo fatto, né che gli dessimo una connotazione etica o moralistica. È un dato di fatto che sta entrando sempre più diffusamente nella nostra Europa, non soltanto negli Stati Uniti. È il tempo della paura dell'altro. È il tempo in cui è più facile essere creduti se suscitiamo un sentimento di preoccupazione anziché un sentimento di speranza. Di fronte a questo scenario, e poi arrivo a quello che noi stiamo cercando di fare è una rivoluzione più grande della riforma costituzionale o della riforma della pubblica amministrazione, su cui ciascuno può avere le proprie opinioni, ma sicuramente nessuno può negare il fatto che le riforme che stiamo facendo sono profondamente innovative. Poi qualcuno dice che andiamo peggio, qualcuno dice che andiamo meglio, ma tutti devono riconoscere che il paese sta cambiando. Qualcuno dice bene, qualcuno dice male. Il punto è che la riforma più grande che noi stiamo cercando di fare è quella del sentimento personale della classe dirigente e della comunità per riscoprirsi comunità e non soltanto agglomerato indistinto di persone. Questo è il grande obiettivo che noi stiamo cercando di dare all'Italia insieme. Ed è un meccanismo che ha una proiezione internazionale. Per esempio, se noi siamo credibili e riusciamo a ottenere un risultato importante come quello di ieri, di Paolo Gentiloni a Vienna sulla Libia, è un risultato che è merito di tutto il paese, ma è un risultato che è passato dal rifiuto della logica della paura, perché ci sono stati mesi in cui tutti i giorni ci diceva nell'orecchio mandiamo 5.000 soldati e interveniamo senza un minimo di strategia, come se non fosse bastato interventi senza un minimo di strategia. No, noi abbiamo resistito, abbiamo fatto prevalere la logica del confronto e del dialogo, abbiamo investito nella comunità internazionale e oggi possiamo dire che grazie all'azione paziente di ricucitura italiana il consesso internazionale affronta la questione libica in modo molto più strategico e molto meno episodico. Ma è un argomento che vediamo anche in Europa. In Europa noi stiamo facendo tre battaglie sostanzialmente. La prima è quella economica. Oggi usciranno, credo nelle prossime ore, lo scambio di missive dalla Commissione del Ministro Papa, che gli ha fatto un grandissimo lavoro, come pure il Ministro degli Esteri, il Ministro dell'Economia ha fatto un lavoro straordinario, e quindi potremo vedere riconosciuto questo elemento della flessibilità, che alla fine in questi due anni vale diversi soldi,
per l'Italia ed è uno degli argomenti per i quali possiamo permetterci di dare il via libera alcuni investimenti che altrimenti sarebbero stati fermi. Bene, questa battaglia sulla cambiare il paradigma europeo è una grandissima priorità del nostro paese, cioè così come pure sull'immigrazione, affermare l'idea che non si debba vivere di paura e di preoccupazione soltanto, ma si debba avere il coraggio di dire che se vogliamo davvero bloccare, innanzitutto quando c'è da salvare una persona in mare, noi abbiamo secoli di civiltà alle spalle per cui non ci mettiamo a dire a fare il uomo faccia pure quello che fa per noi. Ma accanto a questo diciamo anche che l'unico modo strategico per affrontare la questione è avere un piano per l'Africa. Il Migration Compact è esattamente il tentativo di dire li vuoi aiutare a casa loro come viene sbrigativamente detto in televisione? Fai un grande piano di investimento in questo continente che ha delle prospettive di sviluppo straordinarie. Queste sono le due delle tre materie. Poi ce n'è una terza, che è quella dell'affermare il ruolo e lo spazio della cultura e dell'identità in una Europa che sembra vivere impaurita e in qualche modo paralizzata dalle tensioni. Ecco che dal grande torno al piccolo. Affermare la nostra cultura non significa soltanto offrire un'occasione ai nostri ragazzi di formarsi o di essere educati meglio, e qui c'è il grande tema del capitale umano su cui in Abruzzo potete fare moltissimo. Non significa soltanto affermare come è sacrosanto che sia che bisogna finalmente trovare le risorse per i grandi attrattori internazionali, perché quando tu hai una cosa come gli Uffizi, che lo dico da ex sindaco, negli ultimi 30 anni hanno perso terreno rispetto all'Uffizi. Hanno perso terreno, 35 anni fa gli Uffizi avevano più o meno gli stessi visitatori del Louvre, oggi il rapporto è 9-2 per milioni. Vuol dire che noi abbiamo perduto questa stagione, dobbiamo recuperare gli Uffizi, a Brera, alla Reggia di Caserta, a quella meraviglia che è Pompei, che finalmente è tornata a essere un grande attrattore internazionale di orgoglio e non soltanto di problemi, e potrei continuare con i grandi nomi. Ma accanto a questo c'è, e voi lo sapete bene perché nei 77 progetti ci sono, Tagliacozzo, altri, una serie di interventi specifici e puntuali, dobbiamo avere il coraggio di dire che la cultura è quella che c'è nei piccoli territori e anche nelle grandi città, che ti permette di non essere un numero ma di essere un cittadino. È questo ciò che ci differenzia da quelli che vivono soltanto di paura e che vivono soltanto di preoccupazione. Essere comunità, trovare orgoglio nel fatto che qualcuno rimette a posto una vecchia chiesa e la riapre, magari costruendoci intorno una cooperativa di giovani di tipo B, oppure una proloco con gli anziani che vengono a dare una mano perché sono orgogliosi delle proprie radici e hanno voglia di futuro. È riprendere una piazza e farla vivere. La piazza è il luogo più straordinario dell'identità italiana, è il luogo nel quale io non ho paura di andare per incontrare degli altri. E se nell'incontro sono disponibili ad aprirmi, divento più ricco anch'io. Voi direte, mamma mia come l'hai presa l'arca. Ma l'intervento di Luciano mi ha consentito di collegare la puntualità dei singoli interventi alla visione di insieme che ci caratterizza. Questa visione di insieme, che è quella che porta a dire: cari cittadini europei, l'Italia fa sentire la sua voce e vi chiede di essere capaci di coraggio e non di paura, e vi chiede di essere capaci di costruire comunità e non di costruire ghetti, vi chiede di essere capaci di abbattere i muri davvero per tornare a vivere la piazza. Questa visione necessita di una concretezza e di una puntualità negli impegni che ciascuno di noi ha. Perché se noi facciamo soltanto i grandi discorsi filosofici, dei quali io sono convinto profondamente, io sono convinto che ciò che noi stiamo facendo, non per me, per Claudio, per Luciano, per voi, ma per l'Italia, diventerà un elemento straordinariamente efficace per la discussione europea, se diventerà patrimonio diffuso e condiviso. Se noi siamo stati in grado, nel primo anno, e ti garantisco che non mi considerava nessuno,
appena arrivato, di affermare il principio della flessibilità in economia. L'anno dopo di dire che l'immigrazione era una questione che non poteva essere lasciata soltanto ai paesi d'origine, e ce l'abbiamo fatta anche in questa, vi dico che quello che riusciremo a fare sulla cultura sarà fondamentale per cambiare verso alla politica europea. Ma una volta che abbiamo fatto tutto questo grande lavoro qui, non servirà a niente se noi continueremo ad avere un sistema politico e amministrativo incapace di dare risposte ai cittadini. Perché la migliore alleata della paura è la sfiducia nei confronti della classe dirigente. E chi costantemente spara contro la classe dirigente del paese non si rende conto che sta minando se stesso, non soltanto gli altri. Noi però abbiamo dalla nostra parte la possibilità di essere vincenti, se ce la facciamo. E qual è la possibilità di essere vincenti? Banalmente, dobbiamo essere capaci di darci dei tempi e di rispondere e di rispettare. È inutile che noi continuiamo a fare mille discorsi se poi un imprenditore per aprire un'azienda ha bisogno di 4 anni di tempo. Quello che deve essere segnalato, se tu sei nelle condizioni di dire, caro imprenditore, non soltanto io ti do i permessi in un determinato tempo, ma ti sfido anche che se metti soldi in azienda anziché metterli in tasca, se patrimonializzi l'azienda, se consolidi l'azienda, se dai un futuro all'azienda, io ti vengo incontro, perché se tu dai un futuro all'azienda significa che crei posti di lavoro e che crei occasioni, perché sarà allora di finirla con la polemica tra imprenditori e lavoratori. È evidente che noi abbiamo un unico interesse, cioè che finalmente si torni alla crescita per poter permettere a tutti di stare meglio. Noi da sinistra bisogna ricordarci che dobbiamo fare la guerra non alla ricchezza, ma alla povertà. Se siamo in grado di fare questo lavoro qui, allora siamo dunque responsabilità, coraggio, fiducia. 77 progetti, io vi chiedo di controllarli. Chiedo agli operatori della stampa abruzzese, della stampa locale, di quello nazionale, di essere incessanti nella verifica, di metterci costantemente sotto scacco se Palazzo Chigi rinvia o rimanda qualcosa, di alimentare la luce, la ribalta mediatica se noi siamo in ritardo su qualcosa, perché poi tutti dicono ah, non cambia niente, invece cambia, perché quando i ministri si sentono addosso la pressione è meglio, noi siamo per l'assoluta trasparenza. Questi 77 progetti devono essere finalmente realizzati. Le 114 gru devono finalmente vedere dei risultati concreti. I singoli cantieri che stiamo cercando di sbloccare devono essere veloci, perché non è vero che il bene pubblico, come pensa qualcuno, è che non è di nessuno. Bene pubblico significa che io devo mettere nella cura del marciapiede di casa mia, lo stesso del mio paese, la stessa cura che metto come se mi venissero a fare i lavori in banca. E da questo punto di vista l'attenzione che possono avere i cittadini nel controllare le nostre realtà per me è fondamentale. E allora ho finito. Ci sono 15 patti per il sud, che poi sud, per il mezzogiorno, cioè, per il centro sud, considerando che siamo. Questi 15 patti con centinaia di progetti hanno un grande pregio, costringono reciprocamente a controllarci. Noi abbiamo buttato via centinaia di milioni di euro, non noi, ma chi ci ha preceduto, di fondi europei. E poi io sento queste facce meravigliose di dire vabbè dai, era fondi europei, ma caro dolce amico, stavo per dire pezzo di caro dolce amico, ma come fai a non capire che questi fondi europei sono i fondi delle tasse italiane? Noi ogni anno diamo quasi 20 miliardi di euro, ne recuperiamo soltanto 12 miliardi di euro all'Europa, perché siamo orgogliosamente contributori attivi di questo grande sogno europeo. Ma a fronte di questo, i soldi che almeno possiamo riprendere, spendiamoli tutti, in passato sono stati buttati via perché la parcellizzazione, la divisione, l'organizzazione sbagliata di un certo federalismo privo di controlli, che noi vogliamo modificare, dando chiarezza di conti e chiarezza di compiti agli uni e agli altri, finalmente consentirà a tutti di andare a controllare centesimo per centesimo.
A me pare che questa sia una rivoluzione concettuale, che sia fondamentale. E allora, i 15 patti per il Mezzogiorno sono pronti, abbiamo iniziato a firmarli. I 77 progetti dell'Abruzzo sono 77 progetti che hanno un senso e una visione organica, di cui vorrei ringraziare il Presidente, così come ringrazio il Sottosegretario, perché avete fatto uno sforzo di grande saggezza. Non avete fatto un elenco della spesa, non avete fatto una lista di cose da comprare al supermercato, avete dato un progetto di sviluppo alla vostra regione. Adesso la nostra credibilità è quella di riuscire a realizzarli. Io ho da chiedervi una cosa e chiudere su questo. Noi stiamo affrontando una fase meravigliosa della vita del nostro paese. Meravigliosa. Se 2 anni fa mi avessero detto che saremmo arrivati a questo punto, avendo modificato la riforma del lavoro, tutte le polemiche, qualche imprenditore che conosce, perché ci sono sicuramente organizzazioni sindacali, avete visto le polemiche, però alla fine, da quando si è partiti, ci sono 398.000 posti di lavoro in più, di cui 354.000 sono a tempo indeterminato. Vuol dire che sono persone che finalmente possono prendere un mutuo, che finalmente possono avere un progetto di vita. Poi c'è la grande questione della mancata crescita, che è la mancata crescita demografica, che è il nostro problema principale che dovremo affrontare. Abbiamo, nel bene e nel male, iniziato un percorso di riduzione delle tasse che è incredibile. Ieri ho scritto nella mia newsletter, mi dite dove ho sbagliato, ho ricevuto 400 email di gente che mi dice, eh beh, però io non la vedo, perché? Perché mi ha aumentato di qua, perché c'ho questo problema. Ma è strepitoso ascoltare i cittadini italiani quando si parla di tasse. E le tasse sono finalmente iniziate a prendere, hanno iniziato a prendere il verso giusto, hanno iniziato a scendere. Non si pagherà più l'IMU, i sindaci non sono contentissimi, ma questa volta l'operazione è perfetta, insomma zero per voi. Abbiamo gestito, credo in modo molto significativo, le riforme, piaccia o non piaccia, saranno i cittadini a decidere. A me questa cosa del referendum sembra una cosa bellissima. Ci hanno detto per anni, ah ma voi fate le riforme chiuse nel palazzo, adesso decide la gente. È la gente che dirà sì o no, e noi rispetteremo il volere del popolo italiano, dicendo con chiarezza che ci sono 2 modelli diversi. Dall'altro c'è un modello che rende il paese più semplice, chi invece si accontenta della situazione che c'è adesso, con 2 camere, con i poteri che conosciamo, con i partiti, si tenga questo modello qui, se lo tenga lui. Se dopo aver detto per anni che bisognava dire basta la politica degli inciuci, se la gente torna a volere la politica degli inciuci, se la prenda, noi rispetteremo il volere degli italiani. Abbiamo finalmente messo in moto le risorse fondamentali per uscire dalla questione della pubblica amministrazione, che è il problema, che come dice, diciamo, è il problema. Però a fronte di questo abbiamo, come lo scrive, non dirò mai che non è un suggerimento, ma giustamente il Presidente mi scrive che alcune regioni come l'Abruzzo stanno facendo un cammino virtuoso per uscire dal commissariamento della sanità, ed è un altro tema che secondo me è fondamentale. Mi scrive l'appunto, io lo leggo e fa partire l'applauso. Quello che manca adesso, a mio giudizio, è un po' di sana tenacia abruzzese. Io vi chiedo questo, di incoraggiare il lavoro che stiamo facendo con quella caratteristica vostra, tipica del vostro territorio, di essere un popolo orgoglioso, fiero e tenace. È quello che deve essere l'Italia. Io sono certo che l'Italia abbia un grandissimo futuro in questo mondo fatto di poca, perché l'Italia è la terra del coraggio. Io sono certo che l'Italia abbia passato la sua fase più brutta ed abbia tutto da guadagnare nei prossimi anni. C'è però bisogno di continuare a crederci e di provare concretamente a misurarsi sui risultati. C'è solo bisogno che la vostra tenacia, il vostro coraggio e la vostra determinazione si espanda. E allora oggi firmiamo questo patto, è un momento importante. Entro la fine di agosto torniamo a trovare Cialente e le due dobbiamo fare un passaggio a Pescara, che è un obbligo e un piacere ovviamente, e lo faremo per Pescara. Si becca subito, eccetera.
primo che applaude è lui, è il responsabile. E alla fine di questo percorso, però, quello di cui sono certo è che l'orgoglio con cui portiamo il bianco, verde e rosso non sarà soltanto un orgoglio stilistico, ma l'orgoglio di appartenere alla più grande storia di civiltà, che non ha voglia di essere relegata in un museo, che ha voglia di essere presa per mano e di essere utilizzata per riportare l'Europa a svolgere il ruolo che le è proprio, il ruolo di costruttrice di speranza e non di generatrice di paura. Viva l'Abruzzo, viva l'Italia! Facciamo un supplemento di ringraziamento perché il presidente Renzi, Montrano dei Vincenti, Lolli, Stefania, abbiamo fatto in modo che si stabilizzasse, hanno fatto in modo che si stabilizzasse il Gran Sasso Science Institute, che sta qui in presenza fisica anche del professor Coccia. Sei colpevole, Giovanni, vieni pure tu. Impegniamoci, grazie, ci abbiamo un sacco di gente là. Io avevo promesso a loro che avevi fatto una battuta, però, quindi le promesse si mantengono, vai. Quanti se ne piace il master? Sono 77 progetti di sono solo utilizzato la sua tecnica da sindaco insieme ai tanti sindaci, progetti concreti, cantierabili, verificabili, quindi ho fatto molto positivo. Molti del territorio dicono che le decisioni e i progetti inseriti in questo master plan non rispecchiano quello che vuole il territorio, ma sono calati all'altro. Lei cosa rispetta? Che quando si tratta di fare delle scelte c'è sempre qualcuno che è più contento ed altri meno contenti, è normale. Il punto vero è che c'è un cambio di passo. Prima i soldi venivano spesi, parlo dell'Abruzzo, parlo di tutto il paese, in modo abbastanza disorganizzato e non organico. Adesso il principio è mettersi insieme, discutere, controllarci reciprocamente, perché noi controlliamo la regione controlla noi, i sindaci controllano la regione e lo Stato, e quindi credo che sia un fatto positivo. Poi naturalmente il sindaco che ha ottenuto più risultati rispetto all'altro è sicuramente più contento, ma lo sguardo d'insieme lo deve avere la regione e quindi credo che sia corretto proprio su questo meccanismo. Una cosa, mai più soldi europei buttati via, questa è la cosa che è. Quanti soldi il bilancio del Comune dell'Aquila si salverà? Visto che Cialente e De Vincenti hanno discusso a lungo, quindi Presidente, grazie. Scusi.